Basta! Se non la smettete di litigare, vi ammazzo! Aia! Ma è possibile? Perché non mi aiutate un po', ragazze, per l'amor del cielo? Non posso fare tutto io, non ce la faccio a combattere su tutti i fronti! Dove vai? A occuparmi di una cosa molto importante, amore mio. Niente più importante di quello che sta succedendo a me con Federico! Sì, signorina. C'è una cosa molto importante. La nostra eredità. Senti, è vero o non è vero? Adesso ti ho... No, sto pensando! Non reagire con il carattere del Pina! Forza, ragazzi, veloci, spostatevi. Fatemi passare che vado di fretta. Ehi! Vediamo, qualcuno di voi saprebbe dirmi dov'è Robertina? In cucina, perché... Ah, tante grazie, caro. No, ma io... Prende. Da quando la vecchia pazza ha iniziato a preoccuparsi di Roberta? No, lascia stare. Meglio, così non la maltratta, poverina. Senti, Flor, vieni alle prove oggi? Se non ho da fare qui, sì. Dai, che se tutto va bene facciamo lo spettacolo stasera. No, non è proprio uno spettacolo. È per gli amici, no? Se posso, vengo. Ci provo. Che ti succede? Dove andate? Ciao. Ciao, ciao. Insomma, io sono stufo, solo perché sono il più piccolo non mi dicono mai niente. Mi congratulo con te, amico, è la cosa migliore che potessi fare. Sì. Stasera usciamo a festeggiare. Senti, Mattias, mi sbaglio, nemmeno tu la amavi molto, Delfina. La verità? Se è la verità, che vuoi te la dico. Delfina è una ragazza molto in gamba, dico sul serio, è una donna colta, ha molto stile. Diciamo che sarebbe la donna ideale, se non fosse così... Così? Insopportabile, finto naso, così... Va bene, ora basta, ho capito, ho capito. Cioè, quello che mi vuoi dire è che tu non ti innamoreresti mai di una donna come Delfina. Neanche morto, esatto, neanche morto. Ecco perché tu ed io possiamo essere amici, perché non ci piace lo stesso tipo di donna. Disturbo? No. Cosa volevi? Sono venuta a dirle che esco per un paio d'ore. Addirittura un paio d'ore? Dove vai? A mia zia. No, si dice da mia. Sì, certo, da mia certo, zia. Certo, come scusa, è abbastanza misera, ti dirò, potevi inventarti di meglio. Quale scusa? Perché sta usando questo tono e fa il prepotente con me? Io ti parlo con il tono che voglio. E io ti rispondo come ti meriti. Ma come si permette? Perché? Perché l'hai trattata così? Perché? La tratto così perché mi dà fastidio che mi risponda in questo modo. Ah sì? O non ti dà fastidio che lei esca da sola? Vorresti insinuare che sono geloso? Ma sei uno stupido! Sei geloso! Mi fai passare la voglia di uscire! Ma non sono geloso, quello che mi dà fastidio è che il personale entri ed esca così! Ma come che esca così? Ma lasciala, sono le sue ore di libertà! Appunto, se sono le sue ore di riposo, che resti qua! Ha tutta la casa per riposare! Cosa esci a fare? Voglio parlare con te. Di nuovo l'allergia? Non ci sperare, brutta gatta morta. Sono sparite in fretta le bolle. Lì ne ha una dipinta male. O sbaglio? Chiudi quella bocca e ascolta bene quello che ho da dirti. Se stai accarezzando la speranza che un giorno Federico sia soltanto tuo, lascia che ti dica che ti sbagli e anche di grosso. Federico appartiene ad un altro mondo, al mio. E in quel mondo tutto quello che puoi fare tu è solo lavare i pavimenti. Non può parlarmi così. E quindi? Non ho finito! Non ho finito. Federico mi conosce da tutta la vita e mi ama molto. E se un giorno dovessi uscire con te, sarà solo per divertirsi, per passare il tempo con qualche giochino volgare, insomma, per togliersi la voglia. Non so se mi spiego. Che succede? Oh, che c'è? Non mi credi? Ah, non mi credi. Perché non vai a chiederlo a lui? Sì, è un'idea. Sì. Lo faccio subito, glielo chiedo. Vai. Chiedermi cosa? Stavate litigando? No. No, non stavamo litigando, ma credo che la sua fidanzata abbia gli occhi foderati di prosciutto. Flora. Le racconterò tutto. Le dirò tutta la verità, tutto quello che mi ha detto. Credo che sia un pochino... confusa, direi. Dice che lei appartiene ad un altro mondo, ma io la vedo qui, respira la nostra aria. E sa che cos'altro ha detto? No. Che lei vuole divertirsi con me. Togliersi la voglia. Eppure... io la vedo sempre molto occupato con la casa, l'ufficio, i ragazzi. Non lo so, parlatene tra di voi. Se siete dello stesso mondo, vi capirete senz'altro. Con permesso. Che cosa hai da dire? No,
Non vorrei credere a tutto quello che ha detto. Perché no? Di recente hai fatto di tutto per distruggere Flora. No, ma lei ha frainteso il significato di quello che stavo dicendo. È così, di recente hai fatto di tutto per distruggerla. No. Ma non ci riuscirai, non succederà. I ragazzi la adorano e lei ha molto da dare. Niente e nessuno riuscirà a mandarla via da questa casa, è chiaro? Sì, ma lascia che ti spieghi. Niente ma, questa discussione finisce qui, Delfina. Scusate, ho sentito delle voci di disturbo. No, la discussione è finita. Hai sentito cosa le ho detto? Io non mi riconosco più. Sai, per questo neanche io. Però se ti può servire, non ti ho mai visto così lucido come oggi. Ci vediamo. Ci vediamo. Mi scusi, signor Federico, ma vede, è che la signorina Delfina mi dà così tanto sui nervi che mi fa andare fuori dalla grazia di Dio. Sul serio, io... Non mi ascolti, però non voglio che lei litighi con la signorina Delfina per colpa mia. Perché sei così sola? Questo fiore sta diventando triste. Sono venuto a cercarti. Perché? Perché devo dirti una cosa. Che cosa? Signor Federico, mi ascolta? Che succede? Rispondi, hai bisogno di qualche cosa? No. Niente. Con permesso. Vai, vai. Signora, se vuole origliare, si sporga un altro po', da lì non si sente niente, o sbaglio? Ah, che furba che sei, carina. Se mi sporgo, mi vedono. Mi scusi, signora, ma non le sembra che non sia un buon esempio per i ragazzi che gli adulti ascoltino le conversazioni private? Io non sto ascoltando niente, Antonio. Io sono molto preoccupata perché evidentemente succede qualcosa in quella stanza. Già, Flor che entra e esce come una pazza. Il mio figlioccio con tanto di muso lungo. Ma se è qualcosa di brutto lo verremo a sapere subito. Comunque, senta, la ragione per cui sono venuta qui è fare una domanda a Roberta. Nient'altro. Che cosa mi vuole chiedere? Ma perché? Parlano a voce bassa, dico. Perché magari stanno facendo qualcos'altro, no? Io credo di sì. Madame, ne ha per molto con la bambina? Faccio tardi per il pranzo. Ma allora si occupi del pranzo, Antonio, per favore. Roberta, amorino, la sai una cosina? Ho sognato la tua mamma ieri. Ah, sì? E sai, lei mi diceva... come si chiamava? Perché non ricordo bene il suo nome, sai, tesorino. Ehi, sta andando fuori il formaggio, brucia! Il nome di tua madre, il nome della mamma, tesoro, qual è? Il nome di mamma, com'è? Dio, si levi, signora, si levi, mi stai insegnando allora la cucina! E allora chiami i pompieri, non rompa! Perché manca la metà delle cose della mamma? E perché hai il documento di Margherita Valente? Permesso... Ciao, Flor, cosa fai? Gli asciugamani. Ah, e... Posso chiederti una cosa? Sì. Perché mi hai chiesto di... Com'era Margherita Valente? Chi è? È una signora che mia mamma sta cercando. E allora io la sto aiutando. In realtà non la sto aiutando, ma voglio sapere chi è, capisci? Quindi sto indagando. Ah, sì. E quando lo sai me lo dici? Perché? Perché... Sono curiosa e mi diverte sapere. Ah, va bene. E poi perché se abbiamo un segreto in comune saremo molto più amiche. Hai ragione. Sì, però te lo dico a patto che non sia un segreto di famiglia o cose del genere. Va bene. Sì, perfetto, ma ci conto, eh? Sì. Ciao, amica.